insieme a questa linea, la controparte CIA sia veramente un'importanza quasi storica. Perché? Perché sostanzialmente non si tratta soltanto di rendere compatibili e interoperative le due reti, le due tecnologie, ma si tratta sostanzialmente di dotare la nostra città di quella rete di installazioni, di colonnine, che rende realmente sistemica, cioè proprio di sistema, l'utilizzo delle auto elettriche nella nostra città. La valenza del progetto è la collaborazione tra Enel e Acea distribuisce l'energia elettrica nella città di Roma, è il terzo operatore nazionale, naturalmente perché il progetto dell'auto elettrica decolle immediatamente è necessario che si superino i confini della città, quindi è necessario che le colonnine siano interoperabili, siano diciamo utilizzabili sia per i residenti di Roma che per fuori. Sempre più vediamo modelli proposti dalle case automobilistiche e sempre più noi che abbiamo una visione allargata al mondo, non soltanto in Roma, ma in tanti altri paesi, ci prefiggiamo di essere i leader in questo settore per fornire energia elettrica quando in alleanza o quando al sud, con l'idea di promuovere il vettore energetico più efficiente. Gli utenti, i cittadini comuni incominciano ad avvicinarsi anche loro all'auto elettrica. È per questo che Roma, con questo accordo tra Acea ed Enel, andrà a varare, a mettere nella nostra città circa 200 colonnine di ricarica. È un accordo importante perché è un accordo di interoperabilità, quindi legata anche ai contratti che uno ha a casa, sia con Acea o con Enel, e quindi è veramente un passo importantissimo per la diffusione della mobilità sostenibile.